A Genova è aria di primavera. Ad annunciare la rinascita cittadina è Claude Monet. Dal Museo Marmottan di Parigi arrivano al Palazzo Ducale, sino al 22 maggio, le 50 opere alle quali l'artista teneva di più, quelle che ha custodito gelosamente nella sua residenza di Giverny. L'amore per Giverny, questo piccolo paesino normanno dove Monet acquista nel 1883 una villa, che diviene il suo atelier, il luogo della rinascita e consapevolezza. Sto diventando di una lentezza esasperante, così diceva Monet, ma mi sto rendendo conto che bisogna lavorare davvero molto per rendere ciò che cerco, l'istantaneità, l'atmosfera, la luce nel momento perfetto. Prende così forma poco a poco il suo giardino acquatico, destinato a diventare il soggetto quasi esclusivo della sua produzione. Nymphée, 1919. Raffigurando una piccola parte del suo stagno in un formato così grande, Monet annulla ogni riferimento prospettico reale e ci invita a immergerci in questa distesa d'acqua che diventa uno specchio. Viene voglia di avvicinarsi, allontanarsi, poi di nuovo avvicinarsi per osservare ogni dettaglio della natura, ogni fiore che suggerisce l'immensità. È un'esperienza contemplativa che dona pace senza pari. Tristezza, salici piangenti, perde la prima e poi la seconda moglie. Gradualmente la vista, la sua pittura si fa più gestuale, dando vita a forme astratte, in movimento. Gli occhi del pubblico cominciano a ribellarsi di fronte a Monet. Così scriveva un critico della Gazzetta delle Belle Arti. Inizia una lotta fra l'artista e la luce e la tela si copre di lividi che tendono al violetto, al giallo. È un evidente corpo a corpo fra l'artista e la luce. Sino alla fine dei suoi giorni non smetterà di dipingere. A 85 anni realizza Le Rose. Con esse rende omaggio alla natura che ha saputo raffigurare così bene, insieme alla fragilità e alla caducità di ciò che ci circonda. Allora, professoressa, ci siamo riempiti gli occhi di bello, mi faccia dire che ci vuole proprio in questo periodo. La mostra è fino al 22 di maggio, se non vado errata. Che cosa ha di unico questa esposizione? Beh, diciamo che la possibilità di vedere tutti questi quadri di Monet è la possibilità anche di godere di una bellezza, di una pace apparente, perché Monet sta dipingendo certo il suo giardino, ma dentro c'è una lotta appunto con il tempo, con l'istante, con il momento e anche con la natura. E però questa è una lotta pacifica, è una lotta che ci aiuta anche a reagire alle ansie di questo momento. Noi non abbiamo bisogno solo di merci, quelle merci che arrivano giustamente, come avete detto voi, con i container. Abbiamo bisogno anche di bellezza, di simboli, di arte, di poesia. Proprio un russo, Dostoevsky, ha detto che la bellezza salverà il mondo. Ecco, in questa mostra noi abbiamo l'esempio che questa salvezza in una piccola porzione ci può almeno salvare dalle ansie quotidiane. Senta, professoressa, ma in questo percorso di Monet, che cosa, insomma, ci deve rimanere impresso? Io credo che ci debba rimanere impressa la grande capacità che hanno gli artisti di introspezione nell'umano e anche nel rapporto che noi abbiamo con la storia. In effetti noi stiamo vivendo una grande tragedia collettiva che è dovuta al fatto che tutti noi stavamo cercando di uscire da una grande tragedia, quella del Covid, e pensavamo che l'umanità fosse unanimemente concorde che la pace era l'esperienza, la nostra necessità primaria. Invece poi ci accorgiamo all'improvviso che per qualcuno non è così e quindi crollano le nostre certezze sull'umano. Questa è una domanda proprio di antropologia di base, cioè l'uomo è fatto per la pace
o è fatto per la guerra, e in fondo gli artisti spesso riescono a dirlo come nessun altro. Se noi pensiamo a Picasso quando dipinge Guernica subito nel 1937 e racconta al mondo la tragedia della guerra civile in Spagna, ci rendiamo conto che nessuno come gli artisti riesce a dire con un codice, con dei simboli e anche con un linguaggio di speranza che l'umano è distruttivo, però nello stesso tempo riesce anche a rinascere dalle proprie ceneri. Professoressa Moro, la ringrazio molto per averci aiutato a capire anche l'importanza di questa mostra. Vi ricordo fino al 22 di maggio a Genova, se la volete vedere.